Chef, siamo in diretta con i nostri amici del Tropea Cipolla Party. Benvenuti con Michele Rizzo. Ciao Michele. Buonasera. Ciao caro, carissimo, benvenuto in questa nuova edizione, cioè una delle new entry del Tropea Cipolla Party. Però che ne abbiamo fatta una di edizione. Però ti aspettavamo quest'anno con il nostro direttore artistico Paolo Pecoraro, che salutiamo. Lui ha voluto fortemente averti tra tutte le star che stanno riempendo questi tre giorni del Tropea Cipolla Party, questo programma ricchissimo, ed eccoci qua nella tua cucina. Grazie intanto per averci accolto. Grazie a voi per avermi dato la possibilità di essere ospite di questa bellissima rossa iniziativa. Ah, bella, bellissima rossa iniziativa con la cipolla di Tropea, un grande must delle eccellenze calabresi nel mondo, riconosciutissima, una grande idea di Paolo Pecoraro per mettere in evidenza ovviamente i prodotti, ovviamente anche il territorio, che è un po' quello che tu fai con la tua cucina. Ebbene, sì. Non a caso oggi vi presenterò un piatto con una selezione di prodotti tipici calabresi e tutto quello che... Ci hai messo veramente tanto di Calabria. Assolutamente sì, tutto Calabria. Fantastico, bravo, bravo, bravissimo Michele. Qui la tua cucina è, perché tu sei chef resident del tuo locale che si chiama Agora Area Rende. Da quanto tempo hai creato questa tua struttura, ovviamente, e in effetti in che cosa si distingue la tua struttura, la tua cucina ovviamente? Mi trovo a Rende da 10 anni e lavoriamo prettamente pesce. Benissimo, fantastico, quindi uno degli elementi del mare dove la cipolla si esprime nelle tre province, no? Da Vibo soprattutto, su tutta la costiera tirrenica, allungando per la provincia di Catanzaro e di Cosenza. Quindi avere il fronte mare e pensare anche ovviamente al pesce come elemento naturale che contraddistingue la tua struttura è un'ottima scelta per mettere in evidenza questo fantastico prodotto dal colore rosso. Noi abbiamo oggi una sorpresa in effetti, perché tu preparerai quanti piatti? Due piatti, un risotto, sì. Ovviamente con un riso prettamente di Sibari, sì. Mantecato con una crema di piselli, la cipolla e la seppia con il suo nero. Perfetto, quindi allora questo è il primo piatto. E abbiamo, vedo dalla costa ionica, quindi alla costa tirrenica, passando anche per l'entroterra della provincia cosentina, innanzitutto, molto, molto importante, e poi vedo tre colori, no? Il verde, il bianco e il rosso. Hai quasi pensato a un menù tricolore, un piatto tricolore innanzitutto. Beh, lo richiamiamo ogni volta quando c'è la possibilità di farlo. Sì, bravo, perché i nostri amici che ti seguono lo sanno, gli altri magari ovviamente no, tu hai fatto addirittura per i Cavalieri della Repubblica Italiana, quindi anche per la massima associazione che ha come presidente proprio Sergio Mattarella, come riconoscimento quello di aver fatto ogni anno per la bandiera italiana un menù sempre tricolore, quindi complimenti. Grazie. Per questo riconoscimento che tu dai ovviamente ai valori della cucina, perché poi la tradizione italiana passa ovviamente da tutto l'insieme di quello che è l'ambiente e la storia italiana, che si riporta anche poi nella cucina. Oltre alla tradizione, la giusta tecnica per poterli valorizzare. Esattamente, sperimenti per molto. Poterli tu. Non decolorare, quindi per poterli vivacizzare. Benissimo, benissimo. Poi abbiamo un secondo piatto, che cosa sì, hai pensato? Un polpo dell'Oione alla griglia con la mousse di patate silane e la confettura extra di cipolla rossa di Tropea. Quindi qui addirittura abbiamo i due elementi principali della Calabria, che sono il mare e i monti, quindi abbiamo l'Oione e il Tirreno, e in mezzo anche ci ha messo l'altopiano silano con la patata IGP, così come una fantastica struttura IGP riconosciuta è quella della cipolla rossa di Tropea. Sono molto felice anche perché tu nel frattempo, proprio perché abbiamo creato un momento di innovazione rispetto a come tu fai, prepari la cucina, anche rispetto a quello che è questa nostra diretta con gli amici del Tropea Cipolla Party, che è quello anche di avere un ospite nella tua cucina, una cosa non proprio che normale da tenersi, cioè lo chef è sempre abbastanza geloso della sua struttura, e oggi invece hai anche un ospite, hai fatto entrare nella tua attività. Un ospite che stuzzica con gli abbinamenti. Che cosa hai pensato? Chi è coinvolto? Chi hai pensato? Il barman più famoso che abbiamo a Cosenza. Ah sì? Chi è? Roberto? Gulino, perfetto. Gulino. Ottimo, allora Roberto vieni ancora qui, un istante ti presentiamo.
perché poi fra un po' entrerai anche tu in gioco, visto che lui ha pensato di fare questa evoluzione molto simpatica, molto intraprendente, che è quella cioè di unire la cucina all'alta cucina, perché poi conosciamo il valore e la qualità della cucina di Michele Rizzo, quello che ovviamente è cotta, certamente si abbinano le bollicine, gli champagne, il prosecco, i vini bianchi, i rossi, eccetera, e poi invece tac, è così poi, come una novità. Arrivo io. Diciamo. Roberto, tu sei un famoso barman, non soltanto della nostra provincia, ma soprattutto all'interno dell'attività dove svolgi con la tua arte, tutto quello che è il mettere insieme, anche per quanto ti riguarda, la sperimentazione, che è la bodega a Cosenza. Sì, la bodega a Cosenza, a Via Misasi. E diciamo proprio oggi faremo questo drink sulla base diciamo del piatto che ha ideato Michele, utilizzando ovviamente la cipolla di Tropea. Il drink si chiama Red Onion. Ah, benissimo. Ci sarà della sangrita, quindi è un twist, anche il mio è un twist, è una variante su un drink che si chiama Vampiro. Ok. E c'è della sangrita, che poi spiegheremo magari che cos'è, della tequila, del mezcal e la marmellata di cipolla di Tropea ideata dallo chef, più una fraiotta che è una marmellata di peperoncino. Perfetto, allora grazie Roberto, grazie. Ci rivediamo fra un attimo e passiamo immediatamente allora alla tua preparazione, perché abbiamo ovviamente il riso che richiede comunque dei momenti di cottura eccetera, noi abbiamo ovviamente per questa occasione accelerato un po' il tutto, tu hai detto che hai già preparato e disposto tutti gli ingredienti sia dell'uno che dell'altro piatto, ovviamente dacci una presentazione e chiarisci un po' qual è il procedimento, come hai pensato ovviamente di intervenire su questo risotto. Riso di sibari leggermente tostato, cotto nel brodo di pesce bianco, mantecato poi con una crema di piselli di amendolara, a finire la seppiolina appena scottata, la cipolla e gli asparagi. Benissimo. Procediamo. Perfetto, sì. Allora, lo fai tostare così? Sì. A secco, senza burro. Quanto tempo mediamente? 3-4 minuti. Perfetto. Quando l'odore di popcorn si ha. Ah, ok, ecco, c'è anche questo piccolo segreto. Ovviamente, quindi abbiamo parlato del riso di sibari, c'è una specialità in particolare, un genere che viene preferito piuttosto che un altro per la consistenza del chicco, oppure diciamo possono andare bene un po' tutti i generi di riso? Solitamente il carnaroli. Carnaroli. Rende bene. Perfetto. Dopodiché tu hai scelto anche, sempre perché ti riguarda, ti interessa molto la materia prima, la prossimità ovviamente, dei piselli, mi dicevi, di amendolara, quindi la costa ionica calabrese, quindi la provincia di Cosenza, perché per te è molto importante ovviamente la qualità della materia prima. La qualità. Per il controllo anche. E il controllo, perché se un prodotto arriva fragrante, fresco e sano, riesci sicuramente a lavorarlo meglio. Se arriva già stanco, stressato, nel caso delle verdure, nel caso anche degli agrumi, una volta raccolto, se non arriva subito nelle cucine, vengono meno le caratteristiche nutrizionali dell'ingrediente. Perché un buon chef non deve soltanto preoccuparsi ovviamente di presentare bene sul piatto, quindi alla vista, con la sua bellezza, con la sua arte nell'impiattamento, il prodotto che propone alla clientela deve essere sicuramente buono di gusto, ma soprattutto deve fare bene. Assolutamente sì. Gioca un ruolo importantissimo anche la conservazione, la giusta conservazione, i giusti cicli di produzione che ti permettono nelle varie fasi di aiutare il prodotto ad essere migliore. Perfetto. Allora, intanto quindi vedo anche dell'acqua che bolle, questo perché no, poi... No, è un brodo di pesce. Un brodo di pesce, perdone. Benissimo. Non abbiamo sfumato volutamente con il vino perché abbiamo l'acidità dovuta della cipolla. Ah, benissimo. Tu della cipolla hai usato della confettura. Nel riso utilizzeremo una cipolla leggermente caramellata. Sì. E il colore così vivo e acceso viene fissato con l'aceto rosso. Ah, ecco. Quindi c'è questa esaltazione poi che riavviva il colore della cipolla all'esterno, perché in effetti poi la cipolla è bianca dentro. E gli dà il massimo della vivacità. Benissimo, benissimo. Mi piace molto questa idea, poi ovviamente che sei attento anche al richiamo dei colori, perché poi l'occhio aiuta molto anche il gusto.
oltre che si sente già semplicemente questo riso con anche del appena inumidito è già da no, un effluvio importante. Un buon odore, un buon profumo. Certo. Benissimo. Allora, quindi passiamo direttamente al momento in cui si prepara qui, in questa seconda fase, quanto tempo deve stare? 10-12 minuti. 10-12 minuti. Dipende dal riso, dipende dalla tostatura. Ok. Bene. E quindi, allora, nel frattempo che tu hai preparato, stavi girando, che cosa succede adesso prima di arrivare all'impiattamento? Dobbiamo mantecare con la crema di pisello. Quindi dai poi questo forte colore verde a tutta la tua composizione, il riso praticamente si colora. Sì. L'appoggio, ti serve ancora? Forse sì. Ok. Aggiungiamo un altro po'. Perché oltre al colore è importante poi la consistenza. La consistenza e l'equilibrio. Sì, certamente. Aggiungiamo bene. Un filino di olio. Rigorosamente Evo. Una nucellara del Belice. Fantastico. Bene, ha tanta fibra, quindi non c'è bisogno di mantecarlo bene. Perfetto, siamo pronti per l'impiattamento. Da quale parte inizi? Dal... Si colora al termine il piatto, o... quindi prima si mette... Prenderà forma man mano. Man mano. Cominciamo con... di riso, poi questo nero sì, sa di nera, sa di un nero di seppia, sì riso, quindi tu rosamente di seppia, apparentemente lo sporchi ma in effetti lo colori e lo dà anche oltre l'effetto colore, l'impatto colore dà anche del gusto, sì dà maggiore intensità al piatto. Benissimo. Bellissimo, molto ricco, molto colorato, su questa base bianca. Sì. Ok. Oramai voi chef vedendovi in TV abbiamo capito come rendere omogeneo sul piatto la disposizione. Certo. Della... Possiamo proseguire. Ancora? Allora, bagniamo un po' la nostra seppia con un filino di olio. La seppia è stata precedentemente intagliata e cotta. Sì. Era una seppiolina piccolissima, quasi 80 grammi. Quindi anche molto tenera? Sì, tenerissima. Allora, la seppiolina. Ci mettiamo anche il tentacolino. Un po' di tentacoli. Sì. Ma lo chef va un po' all'alberghiero, un po' all'artistico, va alle scuole di alta specializzazione, va nei musei, cosa se seguite di tutto perché poi diventate dei veri e propri artisti. Le vostre composizioni sono molto molto belle. Diamo un po' di cromaticità, accentuiamo con... Ricordiamo che cosa stai mettendo. La cipolla rossa di Tropea. Che è riuscita a mantenere questo spettacolare colore. Sì, grazie. Un po' di zucchero e l'aceto. Ecco, infatti questo è importante, perché altrimenti così vivace sembra quasi melograno. Bellissimo colore. Un po' di pazienza nell'impiattamento. Il rosso beh ci vuole. Riusciremo a garantire. Hai fatto questi piccoli pezzetti, questi dadini, sei riuscito addirittura, perché poi la croccantezza, la forza di questa cipolla ti consente anche nel taglio di lavorarla in modo tale che non è soltanto la foglia che viene utilizzata, no? Sei riuscito anche a costruire questo dadino da mettere all'interno. Sì, per avere maggiore equilibrio. Cosa manca adesso? Manca giusto qualche asparago.
Perché hai scelto poi anche l'asparago? Per il periodo giusto. Per il periodo, giusto, sì. L'asparago ha anche una sua provenienza? Sì, sono asparagi selvatici del Cosentino. Anche, anche la linea studi. Sì, ebbene sì. Beh, insomma, la cucina richiede comunque l'attenzione, questa pignoleria è necessaria quando si vuole offrire qualità. Perfetto, abbiamo questo riso, molto di Sibari, mantecato con una crema di piselli, la cipolla di Tropea, gli asparagi e la seppiolina. E il suo nero. Lo offriamo un istante ai favori dei nostri amici, adesso però gli diamo anche una piccola ripresa per fare in modo che ci sia la possibilità di vedere quanto è bello questo piatto e sicuramente quanto è buono. Poi già si sente questo delicato odore, profumo che sale su. E questa è la tua prima creazione con la cipolla di Tropea. Bene. Benissimo. Passiamo adesso quindi al nostro amico Roberto, nel frattempo che tu prepari quello che sarà il tuo secondo piatto, e così Roberto ci darà l'idea con il suo red onion come poter abbinare, no, in questo passaggio di gusto tra il riso e il tuo polpo. Bene. Allora Roberto, eccoci qui in quest'altra parte della cucina dove Michele dall'altra invece sta preparando, il nostro Michele Rizzo, il secondo piatto a cui si deve abbinare quello che è il cocktail che tu hai pensato. Intanto abbiamo messo qui già il riso che lui ha preparato e invece qui vediamo i tuoi elementi. Che cosa, illustraceli un attimo e che cosa hai pensato per questo polpo, che nel frattempo poi Michele ci fa vedere cosa prepara. Allora, sul piatto dello chef di Michele, siccome utilizzava questa confettura di cipolla rossa di Tropea, quindi sarà un drink dove utilizzeremo questa confettura di cipolla rossa, sì, una confettura di peperoncino, una sangrita che è praticamente una bevanda messicana a base di pomodoro, limone, lime, una serie di agrumi, del tabasco, della salsa worcester e del pepe nero, della tequila e poi del mezcal per dargli una nota leggermente affumicata. Benissimo. Che cosa hai pensato di unire fondamentalmente al piatto che Michele sta preparando? Più il sapore piccante, più il retrogusto di cipolla, più qual è l'insieme che ti ha stimolato? Allora, mi ha stimolato perché comunque sia sicuramente la cipolla, poi anche questa nota piccantina per richiamare un pochettino la nostra regione, quindi la nostra territorialità. Sì, no, facevo il segno lo chef, okay? Quindi dargli anche una nota di acidità, quindi tra la nota agrumata e la nota anche del pomodoro e questa nota affumicata, cioè quindi cercare di non completare ma di creare un qualcosa che si potesse abbinare al piatto di Michele, insomma. Benissimo, facciamo vedere ai nostri amici allora. Qual è il passaggio successivo? Cioè adesso allora, c'è la tua arte, quella di mettere insieme gli elementi. Sì, il primo passaggio è quello di inserire, insomma, la confettura di cipolla, poi di inserire un po' di confettura di marmellata, anzi in questo caso, no, confettura di peperoncino. Non ne inserisco tanto perché nella sangrita praticamente è già presente del tabasco. Poi la sangrita vanno bene 9 cl. Questo è da 3? Questo è da 5, quindi faccio 5 e 4. Un po', sì. Sì. Poi vanno benissimo 3 cl di tequila. E questi 3 cl di mezcal. Sia tequila che mezcal vengono fatti con l'agave, cambia però l'agave che viene utilizzata per produrla e cambia un pochettino il metodo di procedimento, il procedimento di produzione, insomma, del mezcal, perché praticamente le agave vengono cotte sottoterra e quindi dà questa nota un po' affumicata. Sì. Vado giusto a miscelare un pochettino così
per cercare di far già amalgamare i sapori. Ok. Rigorosamente ghiaccio. Sì. Diciamo che questo drink si potrebbe fare anche con una tecnica che si chiama throwing, cioè cercare di fare cadere da un shaker all'altro gli ingredienti. Però siccome ci sono due confetture, volevo più che altro dare anche la possibilità che non si disperdesse troppo, e comunque dare anche la possibilità per una persona, per un ristoratore, per un qualsiasi locale, che magari è più difficile che possa, diciamo, fare quella procedura di throwing, di poter ricreare, insomma, questo drink all'interno del proprio locale. Molto interessante questa, state lanciando un po' sia tu che Michele in questa idea di unirvi, no? Solitamente anche sì, tra ristoranti di un certo livello e anche ovviamente i cocktail. Sì, l'idea è proprio quella di cercare di creare una sinergia tra quello che oggi c'è in cucina e quello che invece noi potremmo proporre, insomma, all'interno di una cucina di un ristorante importante come questo. Andiamo a versare il drink. Bellissimo colore. Ok. E facciamo giusto un twist, quindi di limone, e sempre per richiamare, insomma, un pochettino anche la nostra terra, utilizziamo questi fili di peperoncino da poter sistemare, insomma, sul drink. Perfetto, Roberto. Prego. Grazie, assaggeremo a non appena Michele termina dall'altra parte. Si sente anche questo odore di limone che sale, è molto importante dargli anche questo tipo di profumazione. Appena Michele terminerà il piatto, lo vogliamo subito provare, lo mettiamo insieme, continuiamo, quindi grazie, faremo grazie, vista grazie a voi. Te alla grazie. Bodega, ti richiamo appena concludiamo. Grazie, grazie. Benissimo, abbiamo salutato Roberto Gulino, che ci ha preparato questo Red Onion, questo cocktail eccezionale, che ci ha dato così la possibilità da di abbinare al nostro piatto. Assolutamente, ci ha dato la possibilità di abbinare a questo piatto che tu nel frattempo hai già un istante preparato, nel frattempo che abbiamo fatto con Roberto il cocktail a cui abbinare, che si tratta di, vedendolo già si intuisce però... Allora, il polpo sì? Alla griglia, la mousse di patate e la confettura di cipolla, un piatto semplice, ben bilanciato, fatto con... abbiamo cotto precedentemente delle patate in sottovuoto, le abbiamo mantecate, mantecato leggermente con un filo d'olio, un pizzico di sale e pepe. Ricordiamo sempre patate della Sila. Patate della Sila GP. La cipolla è stata fatta con cipolla e zucchero. Che procedimento hai utilizzato? E qualche spezia, fuoco basso, qualche spezia. La particolarità è che durante la cottura abbiamo lasciato in infusione anche la foglia. Ricordiamo che parliamo di confettura, non di marmellata, perché la confettura, gli ortaggi possiamo fare un certo tipo di lavorazione. La vuoi spiegare un po' la differenza tra marmellata e confettura? Beh, per marmellata si intende la marmellata di solo agrumi, no, solo agrumi. Arance, certo, e agrumi. Per confettura frutta e ortaggi. In versione extra dove prevale una percentuale maggiore del prodotto. Perfetto, allora cominciamo già a impiattare. Sì. Bene, iniziamo con la patata. Abbiamo fatto questa bellissima quenelle che andiamo leggermente a schiacciare. C'è questo bellissimo colore vivace della patata della Sila. Diciamo che abbiamo una bellissima velocità su tutti i fronti, sia sulla patata, sia sulla, soprattutto sulla cipolla, che ok. Allora, abbiamo posizionato sul piatto le patate, la quenelle di patata. Aggiungiamo un bel po' di confettura di cipolla. Quindi c'è anche questo contrasto dolce-salato. L'abbiamo fatta cuocere con l'anice stellato, il cardamomo, la cannella. Insomma, l'abbiamo impreziosito con tutti questi altri sapori e odori.
sporco che abbiamo caramellato sulla, sulla piastra. Sì, sulla piastra. Con del rosmarino e dell'aglio e un po' di peperoncino, dove questo tam tam di sapori che diventa gusto. C'è un'esplosione proprio di sapori. Un'esplosione, sì, 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 perché il polpo richiama bene il rosmarino, il piccante, poi viene smorsato dalla, dalla confettura, dal dolce della confettura. Dal dolce della confettura? Della cipolla. Ecco qui. Benissimo. Semplice, veloce, però molto efficiente come, come gusto, come piacere, perché ovviamente abbiamo la possibilità di vedere tre elementi di base tra la montagna, il mare e poi soprattutto ciò che è nella terra, nelle fantastiche sabbie di tutta la costa tirrenica, con la cipolla eritropea che esalta poi con questo dolce tutti i vari gusti che hai messo insieme. Infatti abbiamo un polpo a tentacolo corto che è più saporito, sta sugli scogli. Molto croccante, molto croccante, polposo. Cotto per 7-8 ore, quindi bello succulento, dove non ha perso, ha perso pochissimo liquido in cottura, quindi abbiamo valorizzato veramente complessivamente tutti i prodotti all'interno del piatto. Dalla cipolla, abbiamo valorizzato la cipolla con i suoi colori, con la sua bellissima tonalità, la patata che è stata cotta in sottovuoto, quindi non ha avuto, non ha prodotto nessuna tossicità. E non ha disperso la forza nutrizionale ovviamente che tiene. Benissimo Michele, ti ringrazio per averci accolto innanzitutto nella tua cucina, per averci fatto incontrare Roberto insieme a te, che chiedo di avvicinarsi di nuovo così da poter salutare tutti i nostri amici in collegamento per il Trofeo Cipolla Party, con un saluto particolare a Paolo Pecoraro che ha voluto fortemente quest'anno anche tu fossi insieme a noi. Vieni qui Roberto, complimenti soprattutto a te per averci deliziato con questa chicca che uniamo adesso con il polpo preparato da Michele, anche per te un benvenuto intanto al Trofeo Cipolla Party. Grazie. Quest'anno abbiamo dovuto fare una versione live, però il prossimo anno sicuramente la fantastica, bellissima Tropea sotto una bellissima pagoda che ci accoglie nella piazza più bella, con lo spettacolo del mare alle spalle, con tutto quello che ovviamente sono le bellezze di Tropea. Ti aspettiamo per anche le tue mirabolanti nuove sperimentazioni con quello che è il liquore da aggiungere, con i vari cocktail da aggiungere ovviamente con la cipolla di Tropea. Un saluto caro anche ai nostri amici. Grazie, grazie per l'invito, grazie alla Cipolla Party a Tropea, grazie a Michele Rizzo, allo chef per questa avventura, questa nuova avventura. Beh, noi ti aspettiamo a Tropea, però invitiamo anche tutti gli amici a farti visita alla bodega di Cosenza. No, così nel frattempo ci portiamo avanti, assaggiamo già un po' di cosine prima di ritrovarti nella terza edizione sicuramente della Tropea Cipolla Party. Michele, un saluto ai nostri amici dalla tua cucina, da quella che è fondamentalmente casa tua, perché qui ci passi gran parte della tua giornata e della tua vita. Della mia, sì, soprattutto della mia vita. Vi ringrazio per avermi invitato e spero di poter partecipare sul campo nei prossimi anni. Non potevi non esserci. In chiusura un grazie particolare a Luigi Salzini che ci ha dato una grande mano nell'operazione delle riprese di questo collegamento. Salutiamo Luigi dall'altra parte. Grazie ancora. Grazie, grazie. Tanti nuovi amici. Ci ritroviamo in questa continuazione perché manca ancora un giorno di tanti altri colleghi che si connetteranno con noi per il Trofeo Cipolla Party edizione 2020. Ci vediamo prestissimo. Grazie, grazie.